Salve a tutti, eccoci una nuova partita su chess.com. 10 minuti, vediamo chi troviamo, quale avventore. Ok, un giocatore rumeno 1767. Ok, vediamo un po' queste aperture strane dove si va a finire. Non sbagliamo, ci stiamo giocando con il nero. Non facciamo cavolate di sorta. Ok, giustamente porta avanti il pedone al centro. Potrei prende di donna, sviluppo il cavallo con guadagno di tempo. Non ci dovrebbero essere particolari controindicazioni. Non ho idea di dove si vada a parare. Ok, questo scacco era abbastanza preventivato. Possiamo parare di donna, così eventualmente cambio e sviluppo dell'altro. Parando da alfiere, viceversa, non avrei forzato sicuramente nessun cambio. E ok, ora con questa mossa viene a minacciarmi questo pedone. Ok, un pochino critica la cosa. Se spingo, mi chiudo in parte la via per questo alfiere, però vabbè, pazienza. Questo cavallo può essere in pericolo, ma poi fianchetto subito. Ok, giustamente passa decisamente all'attacco. Ok, probabilmente era meglio qui riprendere di cavallo, ho idea. Vabbè, mamma mia, mi spavento da solo. Ok, l'altro alfiere sta per venirmi a far visita. Come lo paro? Mi toccherà ritirare re. Va bene, pazienza. Ok, ora alfiere fiancheggiato, minaccia di scoprire e poi prendere questo cavallo, quindi è il caso sicuramente di difenderlo. Torre sviluppata verso il centro. Ok, mi sta attaccando a raggi X il re. Stavo pensando eventualmente di aprire questa diagonale così che il suo cavallo viene inchiodato. Non può in alcun caso prendermi niente. Proviamo a cambiare tutto. Riprende di pedone. Ok, almeno si è ottenuto che l'alfiere campo chiaro alla diagonale chiusa. Devo togliere questo re di mezzo in qualche modo, però magari prima proviamo a prendere questa colonna che potrebbe rendere il suo re in una posizione un po' pericolosa. Il cavallo viene sviluppato in H3, probabilmente mirando a questa casa. Blocchiamo subito questa iniziativa. Ora il cavallo è decisamente malmesso. In questa posizione non ha grandi sbocchi dove poter andare. Non può neanche tornare indietro. Ora cosa succede? Vabbè,
proviamo a ricircolare questo cavallo, una casa più efficace. Si apre questa diagonale per l'alfiere, che ora potrà venire sviluppato. Ok, il bianco mi minaccia il punto. Punto C7, ma non ci sono problemi. Difeso dal re, difficilmente altri pezzi lo potranno attaccare. Proviamo a espandersi in modo da evitare sul nascere eventuali attacchi sull'ala di donna. Ok, lui intende raddoppiare le torri sulla colonna C e poi questo potrebbe divenire un problema. Proviamo a frapporre il cavallo, potrebbe spingere, riprendo, il cavallo scappa, eventualmente si può difendere spostandolo ad esempio in A6. Ok, intanto ancora le torri raddoppiate non ce le ha. Quindi al limite questo... Vabbè, proviamo a fare un po' un azzardo, così almeno si evita il raddoppio delle torri. Viene spinto un pedone centrale, anche questa manovra interessante. Il suo alfiere è sempre più tarpato. Andiamo di attivare la torre con minaccia sul pedone B. E a questo punto, ok, mi minaccia il mio cavallo, posso però spostarlo. Non ho molta scelta, da questa casa però diviene abbastanza pericolosa. Attacca la torre bianca. Che no, ok, questa mi sa che non è particolarmente buona. Sovraprotezione di questo pedone. Bene, dovrei essere tranquillo, posso sviluppare questo alfiere. Attacco a raggi X sulla torre bianca. Il pedone viene spostato. E ora si può sfruttare in qualche modo questo attacco? Mi sa di no. Vabbè, mettiamo il re definitivamente al sicuro sull'ala di re, finalmente. Ok, per sicurezza lui toglie il re dallo scacco del cavallo, non era un problema perché avrei perso due pezzi per una torre. Il cambio non mi conveniva comunque. Proviamo a raddoppiare su questa colonna A. Questo pedone può essere ancora difeso con re se necessario. Ok, è il momento di fare questa scelta. Ora però... Sì, vabbè, manteniamolo al centro, è abbastanza al sicuro al momento. Ancora il raddoppio di torri non c'è per via del cavallo. Finalmente il bianco decide di riportare indietro il cavallo per attivarlo. Ok, cerchiamo di attivare anche il nostro alfiere campochiaro. Qui stava veramente facendo niente. Potrà essere ricircolato opportunamente. Su, ok, nuovamente torre sulla colonna B, anche questa, boh, vabbè, proviamo. Se mi spinge il pedone in faccia, al limite non è un problema perché blocca ulteriormente anche il proprio alfiere campochiaro. Va bene, minaccia di cambiarmi il cavallo e ancora non posso sfruttare. O forse sì. No, mi sa di no. Mi sa di no. Ok, attiviamo le torri, via. Si minaccia il cambio, se cambia... Io prendo questo e ora questa traversa è veramente pericolosissima.
suppongo fosse costretto a cambiarmi il cavallo. Bene, bene. Ok, ora abbiamo il controllo di questa traversa. Quindi sarà molto importante cercare di sfruttarlo. Il cavallo è inchiodato. Proviamo a mantenere pressione su questo pedone, così che non potrà neanche essere spinto. Viene spinto invece il pedone del bianco. Questo dà una via di fuga al re bianco, giustamente. Vabbè, ok, proviamo a cercare controgioco sull'altra ala, attaccando questo pedone che non è difeso. Se difende di torre, si può continuare a minacciare la torre. Non difende, ok, fuori il pedone. E ora potremo eventualmente pensare. Ok, libera il cavallo. Potremmo pensare a spingere questi pedoni passati, ad esempio. Ok, intanto con questi due alfieri il pedone ha già una strada lastricata fino alla casa B3. L'attivazione di questo cavallo per il momento non mi arreca problemi di sorta. Viene attivato l'alfiere, non è di grande preoccupazione. Posso spingere il pedone tranquillamente. Sposta il re. E questa non mi è molto chiara come manovra. Qui tranquillo si può spingere, direi, il pedone. Sfortunatamente per lui è il cavallo veramente fuori gioco. Ok, ora pensa a spostarlo. Non si continua a spingere senza problemi. Ora, in caso di cavallo D3, mi minaccia l'alfiere e qualche preoccupazione, direi non particolarmente. Lo ha fatto. Ok, c'è la possibilità di attacco di scoperta sull'alfiere, però spingo il pedone e minaccio la promozione in caso. Ok, qui cambiamo. Prende di torre, suppongo, dopodiché torre a 2, eventualmente si cambia anche le torri, se non cambia spingo. E dovrebbero essere seri problemi. Ok. La prossima minaccio questa. La torre se ne deve presumibilmente andare. Ok, e siamo direi in discreto vantaggio a questo punto. Qui vabbè, chiudiamo tutto. Devo solo stare un pochino attento, ora però il tempo non è dalla mia parte. Allora, tutti i pedoni su case scure, così il suo alfiere non può niente. Ok, cominciamo ad attaccare questo pedone. Potrebbe sì. Se il re minaccia la torre, torre di E4, poi prendo forse questo pedone.
potrebbe difendere l'alfiere. In tal caso prendo. Ok. Dovrebbe essere tranquilla. Forse è l'ora di abbandonare. Un minuto e mezzo. Ok, pare che il video record si sia rifiutato di proseguire. Un finale del genere non è stato alla sua portata. Con una torre in più, beh, c'è poco da dire. Ok, quindi la partita sì è stata vinta, spero mi crediate sulla fiducia, per ora ci salutiamo qui, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!